Niente, io allora rivado a... Avrei voluto, non come dice lui, riscrivere questa cosa perché pensavo che non ci fosse più bisogno di un libro di questo genere, però continuano a chiedercelo, per cui Sonda ha deciso che, siccome continuano a chiedere questo libro, era il caso di riscriverlo. Allora io nella mia parte io ho riscritto qualche cosa, l'ho aggiornato rispetto a quello che è stato fatto dalla GEDO in generale, quello che si fa nella scuola, perché quando io ho saputo di Giovanni, erano gli anni 70, cos'era, 76. 76, quindi pensate cos'era la mentalità di allora. Io dico che avevo ancora una mentalità postuma della guerra, del fascismo, dell'inquadramento, un'educazione molto rigida, per cui non c'erano possibilità addirittura di avere una mentalità di capire quello che adesso sono i transessuali, eccetera, eccetera, perché tu sei maschio, maschio, tu sei femmina, femmina, e dico, ma come mai lui mi dice di essere omosessuale? Non ha nessuna caratteristica femminile, allora dico, ma cosa, ha messo al mondo una femmina? Invece non è così. Cioè, quando me l'ha detto io ero proprio infarcita di tutti i pregiudizi che esistevano allora, esistono ancora, ma allora in particolare erano cose, dati di fatto, per cui la perversione, l'immoralità, quindi io avevo studiato dalle sue rossoline, figurarsi che cos'era l'omosessualità, però la gestivano in maniera nell'educazione che quasi quasi non si poteva parlarle, non esisteva, non si poteva dire la parola omosessualità, no? E io non avevo esempi, non avevo nulla che mi raccontasse. Quindi adesso le cose sono cambiate tantissimo rispetto a quell'epoca lì. Io mi sono trovata spiazzata quando l'ho saputo perché non sapevo niente. Sapevo solo appunto di un cugino di mio marito che era omosessuale, poverino, insomma, attore, per cui poteva permettersi di esserlo, e basta, ma non sapevo bene, una perversione. Ecco, questa era la cosa che mi angosciava di più. Io, mio figlio, dico come ti ho educato con tutti i sacri crismi, e poi tu, finalmente, ho cercato libri, cioè io l'inglese non lo so leggere, sicuramente in inglese c'era tantissimo, però io non trovavo punti di riferimento. In più, come dicevo prima, non avevo modelli a cui riferirmi, altri genitori che avevano avuto la stessa situazione, anche perché se c'era, tutti si nascondevano. Il genitore non si faceva, non voleva essere messo in pubblico per avere un figlio omosessuale, ma lo stesso figlio omosessuale era nascosto. Per cui mi hanno sempre detto, ma gli omosessuali adesso sono diventati tanti, prima non ce n'erano e adesso c'è la proliferazione. Certo, prima non se ne parlava, soprattutto delle donne. Adesso finalmente i ragazzi stessi riescono a venirne fuori un pochino di più. Noi abbiamo fondato la GEDO dopo il libro, sul suo suggerimento, e Maro è una delle prime, ci ha lavorato tanto anche lei, perché ci siamo rese conto che i genitori che si trovavano nella nostra stessa situazione non avevano nessuno cui fare riferimento. E chi è che ci ha portato altri genitori? I nostri figli, un po' forse attraverso Arcigay, un po' forse perché, ecco, andavamo su tutti i giornali, andavamo tutte le televisioni, eccetera, eccetera, per cui mi telefonavano tante AGEDO che sono sorte proprio, quella di Palermo ti ricordi, l'hai presa tu come telefonata, proprio perché eravamo sui giornali con indirizzo e tutto. Adesso purtroppo si fa poco di questa propaganda, chiamiamola così, bisognerebbe essere di più e più evidenti, più visibili, ecco. E la prima cosa sulla quale noi abbiamo battuto era la visibilità. Gli stessi ragazzi, allora, visibilità dei figli e dei genitori. Io ho cominciato a muovermi a livello di ministeri. Ti ricordi quando siamo andati dalla Soriani?
E gli ho telefonato l'altro giorno